Buonasera, benvenuti a tutti nella libreria Rotondi, negozio storico di Roma. La libreria è stata fondata nel 1941 da Amedeo Rotondi ed è specializzata in Oriente, filosofia, religioni, esoterismo, spiritualità, in edizioni rare e pregiate di tutti gli argomenti. Questa sera per il ciclo Gli incontri del mercoledì parleremo di Monteverità. E ne parleranno i nostri relatori, Gabriele Guerra, Marino Freschi, Roberta Scarelli. E praticamente abbiamo la fortuna di avere qui alcuni dei massimi esponenti della germanistica in Italia. Quindi io ne approfitterei subito e passerei loro la parola. No, parla, parla. Io devo. Lascio qui il secondo Allora, microfono. inizio io perché sono il più vecchio. Questo è il motivo. Vabbè, intanto Microfono. buonasera, buonasera i coraggiosi che hanno affrontato tutti i pericoli di questo pomeriggio. Monteverità. Iniziare è sempre un po' più difficile, devo dire. Anche perché non trovo le pagine. Ah, è dall'altra parte. Allora, Monte Verità è un monte che sta sopra Ascona. In realtà si chiamava con un nome molto meno. Va bene, Gonzalo? Molto meno poetico. Monte Monescia. Poi nel Novecento, proprio all'inizio del secolo, un gruppo di cinque persone, fra cui due fondatori finanziatori, Ida Hoffmann e Henry Uddenhoven, e uno strano personaggio, Gustav Graeser, padre di tutti gli alternativi, sarà nominato. Su Graeser torniamo. E altri due, il fratello di Graeser, si trasferirono in Ticino e fondarono una comunità. La mia riflessione sarebbe intitolata Monte Verità e altre vette, perché in quei monti successero tante cose in quegli anni, siamo agli inizi del Novecento. Questa comunità fondò una specie di, come dire, di sanatorio, ma più che un sanatorio era un centro di un movimento di profondo rinnovamento. Si partiva dal corpo, con una stretta dieta vegetariana. Niente caffè. Io già per questo non potevo. Niente caffè, niente alcol, niente tabacco, ma pensate, niente sale, perché il sale ce lo dà la natura. Io non lo sapevo, uno mangia una mela e lì c'è il sale. Ci si curava con il sole, adesso non per noi. In Ticino, in Svizzera, si curavano col sole, con la luce, con l'aria e poi meditazione, arte, teosofia. Poi ci torniamo. Solo la natura salvava, la natura superava ogni medico. Perché stiamo qui a parlare di Monte Verità? Perché presentiamo questo libro che è l'esito di un convegno che ha organizzato Gabriele Guerra. Io sono, come dire, riscaldo un po' l'atmosfera, rompo il ghiaccio, però sarà lui poi e la professoressa Ascarelli che ne parleranno. Lui è stato il curatore del convegno, lo studioso di questi temi. La professoressa Ascarelli è stata l'editrice della collana dove è apparso questo volume. E anche l'ideatrice del convegno, l'idea è stata di Vabbè, Roberto. e allora scusate, anche l'ideatrice. Quindi, allora, Monte Verità, Monte Verità, Monte Monescia, gli cambiano il nome è restato troppo bello, e su quei monti. Incredibile, scusa Maria. Chi è? Morelli. Morelli, chi è Morelli? Ah, Morelli. E c'era un altro monte, non molto distante, che forse conoscete, anche perché ha dato il titolo a uno dei romanzi più importanti della letteratura europea del Novecento, ovvero La montagna incantata. Anche lì c'è un sanatorio, Berghof, che però è un grand hotel, altro che niente caffè, niente alcol, niente sale.
Grand Hotel, del resto Thomas Mann di grandi hotel se ne intendeva, aveva iniziato a scrivere La montagna incantata poco dopo che era uscita La morte a Venezia, insomma dal mare ai monti, però sempre in grandi hotel. Sui monti, in Svizzera, a quel tempo si ritirarono altri grandi intellettuali, io adesso parlo soltanto di quelli di lingua tedesca, ad esempio Rilke, che abitava non distante in una torre molto austera, oppure Rudolf Steiner, oggi è il suo anniversario, che a Davos costruì il centro di quella che ancora oggi è il centro della Geisteswissenschaft, ovvero dell'antroposofia. Steiner, nella sua concezione, aveva fondato delle scuole particolari, però anche una leuritmia, ovvero una particolare forma di danza che aiutava anche spiritualmente. Ma anche sul Mente Verità si ballava molto. C'era Rudolf Laban, Isadora Duncan, Mary Wigman, o Marie Wigman, era nata in Germania, poi si era, aveva cambiato. Sì, si danzava, casomai al sole, liberi, e perché no, nudi, nudi. Noi abbiamo una foto di Hermann Hesse che si arrampica nudo per le rocce. Ma essere del tutto convinto di questo esperimento non era. A un certo punto ne parla sionismo vegetariano. E in una lettera avevo quasi smarrito l'indispensabile fede istintiva nella libertà della volontà. Qui, ora, guarisco lentamente e assai piacevolmente per uno stato originario sanculottista. Come vedete, in esse c'è sempre una forte ironia. Ma sempre così, poi leggo da una sua, scriverà delle osservazioni su questa esperienza sul Monte Verità. Pensate. In tutto restai 7 giorni senza mangiare, In questo tempo la mia pelle si squamò, si rinnovò, mi abituai a essere nudo, a stare sdraiato sul duro, al calore del sole, al vento gelido notturno. Mentre credevo di morire, divenni duro, tenace. Trascorrevo le notti ora nella capanna, c'erano capanne di vetro perché così si poteva vedere la luce, ora nella capanna, ora vicino alle acque. Spesso mi addormentavo per delle ore finché la sete non mi svegliava, sovente giacevo per ore quasi incosciente. Vedevo il succedersi della luce e delle ombre, percepivo i rumori della natura inselvatichita, senza badarci, senza rendermi conto di ciò che vedevo e udivo. Talvolta mi pareva come se dovessi rigidirmi, gettare radici, regredire allo stadio vegetale, minerale. Beh, insomma, un'esperienza dura, importante. Ma aiuto, qui voglio dire. Vabbè. Quindi salì sul Monte Verità, stette, fece i digiuni, i bagni del sole, però la vita era troppo dura, scese dalla vetta. Scese anche perché Greser, che era il suo guru, aveva litigato con i fondatori finanziatori, e quindi questo è un rapporto da indagare, da approfondire, nel libro se ne parlo. Ma non fu lungo. Gonzalo, mi posso muovere? Poco? Vabbè. Non fu l'unico a scendere dalla montagna, da un'altra montagna, ma non in Svizzera, stavolta in Toscana, ci fu in quegli anni più o meno un altro grande intellettuale che salì ed ebbe una grande esperienza, Giovanni Papini, in un libro che io trovo meraviglioso, Un uomo finito, una autobiografia uscita nel 13, abbastanza giovane. Lui scrive: il tempo incalzava, la giovinezza sfuggiva,
l'impegno, il più solenne impegno di tutta la vita, era preso. Vivevo in ansia perpetua, sfigurato, stralunato, trasognato, una febbre continua mi eccitava, il cervello si rifiutava a lavorare più oltre, nella mia testa era tutto un dolore martellante e perpetuo. Svenni più volte, perdetti spesso il senso della direzione, del significato delle cose, delle parole. Gli amici si spaventarono, li respinsi con male parole. Vidi la morte dappresso, cercai la solitudine. Ognuno mi sembrava nemico. Decisi di partire senza dire nulla ad anima viva, lassù fra le montagne. Ecco, questo è importante. Lassù fra le montagne, più vicino al cielo, lontano dal cicaleccio, dal trambusto della città, più facilmente avrei vinto il mistero. La mia debolezza cresceva, diveniva inquietante, incubi atroci mi assediarono tutte le notti, la pazzia già stava in agguato, pronta ad aggrimirmi. Tutto era scolorito attorno a me, attorno alla mia mente, affannosamente, brancolante, dolorosamente, tesa verso l'impossibile. Partii solo per l'ultimo tentativo, col mio pazzo sogno nel cuore. Sarei disceso di nuovo dalla montagna, vittorioso, tremendo come un dio. O non sarei più tornato. Ma tornai. Non posso pensare a quel ritorno. Quindi una sconfitta, no? Non posso pensare a quel ritorno. Non posso dire quel che fu nella mia vita, una vampa infernale di vergogna mi brucia il viso, non fu un ritorno ma una fuga, fu una disfatta, una fine. Sentì che il meglio della mia vita era vissuto, che la mia parte del mondo terminava, non finiva un periodo, finiva una persona, non si chiudeva un'esperienza, ma si spegneva un'anima. L'autobiografia viene pubblicata nel 13. Nel 12 Papini conosce Giovanni Amendola e insieme pubblicano una rivista, L'Anima, una rivista di teosofia. Comunque, nel panorama esoterico di questi strani individui, l'epoca ne era piena. A Firenze c'era un altro esoterista, massone, ermetista, Arturo Reghini, che influenzò Papini, collaborò a Leonardo, avrete forse, grazie. Comunque in questa atmosfera intensa di ricerca, dolorosa, minacciosa, alla ricerca di un significato dell'esistenza, questo è il bello o il tremendo di questi anni. Ci furono due giovani che scrissero due libri indimenticabili. Otto Weininger, viennese, ebreo-viennese, Carlo Michelstetter, goriziano, ebreo, si uccisero, si suicidarono appena dopo aver pubblicato il loro libro migliore. Avevano 23 anni. Solo così, in questo sfondo, noi possiamo capire il significato del Monte Verità. Era veramente la ricerca della verità. E anche per esse fu dura. Passarono anni di dolore. La moglie ricoverata in una casa di cura per gravi disturbi psichici, i figli dispersi, due in un orfanatrofio. Lui, Ramingo, abbandona Berna, torna di nuovo nel Ticino, ma non più sul Monte Verità. Pensi a Montagnola. E lì si ritrova, scrive, Klingsor, Siddhartha, Il lupo della steppa, il più terribile romanzo della sua vita, e poi Il gioco delle perle di vetro, e si ritorna in montagna con questo ultimo romanzo. Nel finale il protagonista risale sul suo Monte Verità e si immola per il suo allievo, dunque non nella solitudine, ma nella comunità, nel dialogo con l'altro,
è la verità per esse. Intanto il Monte Verità venne per decenni abbandonato, ma qualcosa rimane. Alle sue falde, ad Ascona, negli anni 30 si svolsero i famosi convegni Eranos, soprattutto a cura di Gustav Jung. Vabbè, taglio un po'. C'è un altro monte lì vicino, la Svizzera è piena di monti, però a quel tempo erano molto frequentati, sembra. Questo monte si chiama Monte Generoso. Qui parliamo di un'altra esperienza, di un altro scrittore, Gerhard Hauptmann. Ah, ma lei è raffreddata. È allergica. Un altro scrittore, Gerhard Hauptmann, che nel 12 aveva gli era stato conferito il premio Nobel per la letteratura, lui scriverà un racconto, Der Ketzer aus Soana, l'eretico di Soana. Lo scrive fra il 12, l'11 e il 14, lo pubblica dopo la guerra nel 18. Narra una singolare vicenda che avrebbe potuto aver luogo veramente anche sul Monte Verità. Se vuole sedersi, guardi. Posso continuare? Sì. Prego. Quindi siamo sul Monte Generoso e qui questa novella parla di un sacerdote, Don Francesco Vela. A proposito di Franceschi, eh? Don Francesco Vela, di una famiglia molto colta, raffinato, profondamente credente, e sacerdote esemplare nella fede, nella devozione, nella dottrina, considerato dai parrocchiani un santo. Un santo che era animato da uno spirito evangelico e a un certo punto viene a sapere che in cima al monte viveva una famiglia di pastori appartati, emarginati, evitati da tutti, fuori da ogni regola, legge, devozione, quasi a uno stato bestiale. Ma come capita? Lui sale, va animato da spirito missionario questo monte, ma appunto era andato per suonare e fu suonato. Perché? Nel suo caso si innamora. Don Francesco si innamora con ardente, travolgente, immediata passione, subito, appena di una giovanissima pastorella, Agata, e così scopre la forza travolgente di Eros, il primo, il più antico, il più vero di tutti i numi. In lui avviene un autentico risveglio mistico, mediato dall'amore sessuale, in uno scenario montano. Ecco perché. Che numero è? 37? Ma come? No, quello è quello dall'altra parte. C'è di tutto? 3. Allora è 4. Giochiamo al supereroe. Vabbè, andiamo subito al... Quindi Don Francesco si innamora. Si innamora di Agata. E... Come si dice? Butta la donna alle ortiche. Ma com'è possibile? Ecco, cito. Ma com'è possibile che un morto, lui sta alla finestra ancora della parrocchia e vede i parrocchiani che camminano, ma com'è possibile che un morto continui a vivere? Si chiedeva mentre osservava dalla finestra gli abitanti di Soana. Ma come sopportano la loro pietosa esistenza? Dal momento che non conoscono ciò che ho goduto, ciò di cui ora devo privarmi. Francesco si esaltò sempre più. In verità non era più padrone della sua vita, un potentissimo incantesimo lo aveva reso vittima, completamente inerte e senza Agata, completamente esanime, vittima di Eros, del dio che è più antico e potente di Zeus e di tutte le altre divinità. Egli aveva letto le opere degli antichi, ma aveva sottovalutato con un sorriso di sufficienza questo genere di sortilegi di quel dio. Ecco qui la condanna dell'intellettualismo, dell'erudizione. Cioè, un conto è leggere i libri in seminario, un conto vedere Agata in cima alla montagna. Ora sentiva
chiaramente che doveva credere persino alla punta della freccia di Eros. Questa ferita bruciava, lo rodeva, avvampava, lo divorava, consumandolo. Sentiva dolori terribili, lancinanti, finché al crepuscolo, urlando dentro di sé dalla gioia, si rimise in cammino verso la stessa capanna, quella del mondo che aveva visto il suo congiungimento con l'amata, dove si erano dati appuntamento per un nuovo incontro. Io faccio troppo lunga. Vabbè, mi sono perso. Vabbè, siamo sul Monte Verità e quindi c'è e altre vette dove si esalta questa concezione erotico-panteista tendente a raggiungere col sesso, appunto il nudismo, i bagni da sole, col sesso il divino, anzi a sperimentare l'eros quale rivelazione in contrasto con la dogmatica cristiana. Una cosa interessante... Troppo. Allora, niente, la cosa interessante non ve la dico. No, 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 ma non ha suonato il... Non ha suonato. M'ero messo la sveglia... Vabbè. Vabbè, questo ve lo dico e poi vado verso la fine. Cioè, il figlio, quando Hauptmann muore, racconta questo episodio. Secondo il suo desiderio, del padre, lui giace in una bara fatta di assi di abete, vestito con una tonica monastica che gli fu regalata 40 anni fa da un francescano a Soana. Monte. A Soana. Spesso prima della sua morte le indossava per familiarizzarcisi. Un pugno di terra natale, un piccolo Nuovo Testamento che possedeva fin dall'infanzia e le laudi di San Francesco d'Assisi. Sono con lui nella bara. Quindi, questo solo per dirvi, insomma, era una novella, però questa novella aveva grandi riflessi nella sua spiritualità. Comunque ho parlato troppo, arrivo alla fine. E nel Monte Verità ci sono tante esperienze, abbiamo parlato della danza, filosofia, letteratura, ma un'altra grandissima esperienza è l'architettura. Ci si recono molti che poi faranno parte dell'esperienza del Bauhaus. Ah, eccolo. Adesso era il tempo che mi ero concesso. Ci sto quasi. E ricordo solo una cosa, che la moglie di Gropius nel 78 torna sul Monte Verità. Riscopre quella singolare verità del monte e scrive: è il luogo dove la nostra fronte tocca il cielo. Arrivo veramente alla fine citando un altro italiano che forse tutti voi conoscete perché ha avuto un premio col suo romanzo Le otto montagne, Paolo Cognetti. Siamo sempre in quei paraggi. La montagna non è solo nevi, dirupi, creste, torrenti, laghi, pascoli. La montagna è un modo di vivere la vita, un passo davanti all'altro, silenzio, tempo, misura. Qualunque cosa sia il destino abita nelle montagne che abbiamo sopra le teste. Però come germanista concludo con Goethe, che era stato 3 volte in Svizzera, anche sul, non, sul monte, non ad Ascona, ma sul Lago Maggiore, dove aveva scritto quella poesia conosci tu la terra dove fioriscono i limoni. Tornato dalla Svizzera, dal primo suo viaggio, scriverà una sale su un monte e in una capanna incide una poesia. Su tutte le vette regna la calma, tra le cime degli alberi non avverti spiare un alito, nel bosco gli uccellini stanno silenziosi, aspetta un poco, anche tu avrai riposo. 1780, aveva 20, lui era del 49, quanto aveva? 31 anni. Grazie.
Nel 1831, avevo 81 anni, risale il monte, rientra nella capanna, rilegge questo graffito, questa incisione. Si dice che il poeta si commosse. Grazie. Parlato troppo. Non ha funzionato. C'è stato un problema. Il microfono è questo. Va bene, devo alzare. Difficile parlare dopo Marino Freschi, però è anche facilissimo perché vi ha detto tante di quelle cose su cui c'è molto da pensare e da riflettere. E quindi io mi limiterò. Perché? No, ragazzi. Ti porto uno sgabello alto, altrimenti non sai. Sì, con la mia altezza non c'è bisogno di stare in piedi. A proposito di montagne. Invece tu ti dovrai chinare. Ma no, no. Così alto non sono. Intanto intrattenete dell'uditorio. Va bene, allora. Stiamo parlando di un libro a cui tengo molto. Quando ho incominciato a studiare, leggevamo, il mio professore ci faceva leggere un piccolo libro che si chiamava Breve storia della letteratura tedesca di Lukács. Ed era un libro in cui il mondo tedesco veniva diviso radicalmente, definitivamente in due parti. La parte dell'illuminismo, del naturalismo, del realismo, quella che in qualche modo non avrebbe mai accettato la barbarie nazista. E dall'altra parte c'era quella dell'irrazionalismo, del romanticismo, cioè quel mondo tedesco, come dire, più cupo, più spiritualista, alla ricerca continua di quella che loro chiamano la Sehnsucht, di qualcosa che non si sa bene cosa sia e che impedisce di contentarsi del presente, contentarsi della realtà. All'interno di questa visione piuttosto dicotomica della cultura in generale, della cultura tedesca, che aveva buoni motivi, perché scritto nel 50 è ovvio che c'era un problema, come dire, di ripensamento radicale di questo grande mondo che era caduto così in basso, e quindi è chiaro che c'era bisogno di creare, di porre delle opzioni forti. Ma all'interno di questa divisione netta non c'erano alcune esperienze. E una di queste esperienze era quella di Monteverità. Un'esperienza che nega completamente l'assunto, pur necessario in quegli anni, dell'interpretazione lukacciana e di gran parte della sinistra, perché è una realtà che ha insieme elementi di razionalismo romantico, di spiritualismo, ma anche elementi fortemente ideologici. La costruzione di una vita nuova, la filosofia della vita, anche elementi di riflessione sulla realtà che si vuole e su come costruirla. Il nudismo, per esempio, non è semplicemente uno stare nudi, è una visione del mondo che promette dei benefici, i bagni di sole promettono dei benefici, sono delle strumentazioni di tipo medico e ideologico che non sono irrazionali, perché si fondano su alcune riflessioni estremamente, estremamente concrete. Quindi Monteverità non era né da una parte né dall'altra. Monteverità però era abitato da alcuni degli autori che più con maggiore emozione la sinistra aveva guardato, letto, rivalutato, idealizzato forse anche un po'. E parlo in modo particolare di Musam, oltre che di Landauer, personaggio più complesso, difficilmente definibile un poeta, cioè un intellettuale piuttosto eclettico. Quindi a Monteverità ci sono anche degli intellettuali che hanno fatto la sinistra tedesca, che hanno fatto la rivoluzione, che sono stati trucidati, che hanno in qualche modo tentato di creare una Germania dal volto umano e umanistico. Quindi Monteverità si poneva nel mio immaginario come un luogo su cui valeva la pena ripensare un attimo. Ripensare un attimo perché dopo tanti anni possiamo anche permetterci il lusso di creare dei ponti tra l'irrazionalismo e il razionalismo della cultura tedesca. L'ha fatto Marino Freschi prima, che ha citato autori...
Ho citato Hoffman, ho citato Hesse, cioè come Monteverità, quindi come punto di incontro, di confronto, di dialogo tra questi mondi così diversi. E quindi anche possibilità, che poi non si è realizzata, di uno sviluppo diverso della cultura tedesca, che forse poteva non arrivare semplicemente a dividere tra quelli che erano dentro e facevano finta di non esserlo, e quelli che erano costretti a scappare via. Quando Gabriele Guerra si è impegnato in questo progetto, credo con entusiasmo, perché molto vicino a molte delle sue corde e a molte dei suoi studi e delle sue letture, credo, come dire, che nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare un'operazione che è un'operazione culturale, una riflessione che non vuole essere rivoluzionaria. Conosciamo i limiti di Monteverità, così come Marino Freschi li ha ben definiti. C'è una riflessione forse da fare. Nel mondo europeo e tedesco, in particolare, ci sono dei mondi separati, artificiosi, insieme legati all'idea di un rapporto regressivo con la natura, l'eros e il gioco. Sono forme di arte sperimentali e codificate. E si chiamano terme. La grande cultura delle terme europee è celebrata adesso da questo immenso libro americano, molto biografico, divertente, di Lange, è un primo modello e ci fa pensare rispetto a Monteverità. Un luogo dove succedono grandi cose e dove succedono piccole cose. Dostoevsky va a giocare e Lola Montez trova i suoi amanti. Dove tutti fanno finta di essere principi, quindi un mondo del, come dire, un universo dell'essere frivoli, ma anche un universo del mettersi in gioco, appunto, con una metafora importante. Il Settecento costruisce terme in cui si fanno patti, amori, matrimoni, ma in cui si prendono grandi decisioni. Goethe, citato mirabilmente da Marino Freschi, decide di scappare in Italia, l'aveva già pensato molte volte, ma decide di scappare in Italia dopo aver vissuto un periodo alle terme, come massimo di rifiuto del mondo cortese e come massimo di provocazione di un mondo altro, tutte e due alle terme. E nel 1782, mi sembra interessante, a Wilhelmsbad c'è la più grande riunione della massoneria tedesca, che cerca uno statuto unificante e che soprattutto cerca il rapporto tra la massoneria, che definirei umanistica, e quella invece esoterica. Alle terme, ancora una volta. Quindi in questo trionfo della socievolezza e della forma, l'arcaico, l'octonio, il demoniaco delle acque che escono calde dalle viscere della terra, si unisce con un altro principio tellurico, una nostalgia materna che segna di melanconia il Settecento con l'Empfindsamkeit. Tutte le volte che si parla di natura c'è anche nostalgia di un grembo, nostalgia di un ritorno, nostalgia di un approfondimento nelle viscere di qualcosa, di un lago, di una terra, di un mondo. Ed insicurezza nell'Ottocento. Ancora le terme, Wagner, che non amava stare alle terme, usciva continuamente dall'acqua per scrivere pagine mirabili di Lohengrin. E poi continua a dire, e Lohengrin è un'opera di passaggio di Wagner importante, e continua a dire che senza le terme il Lohengrin non sarebbe mai nato. Poi, c'è un sacco di acqua nel Lohengrin. Sì, infatti, ma non è un caso, lo dice. No, infatti. Monteverità è il figlio di questa costruzione, quindi il massimo dello stilizzato è il massimo del vitale, il massimo dell'antimoderno e il massimo dell'ideologia. Di un'ideologia che in quanto tale è obiettivamente moderna, perché si costruisce nel momento in cui si diffonde, si impone. Ed è anche una realtà ambigua, piena di bisogni profondamente contraddittori. Nella bella introduzione il professor Guerra parla di una reazione alla modernità, e sicuramente è un elemento fondamentale di questo tipo di ricerca. Ma secondo me è anche il figlio di quella modernità contro cui o a cui si oppone.
dalle Terme a Monte Verità molto è passato, molto è diverso. Della immensa sequenza dei fatti storici tra Settecento e inizio Novecento, nulla è più come prima. C'è stato Nietzsche, c'è stata la crisi del positivismo, c'è stato però il diffuso nichilismo che porta a fare qualsiasi cosa pur di avere un momento di ebbrezza, pur di trovare un momento di entusiasmo, di vitalità. C'è un personaggio di Husmans che si chiama Durtal, che addirittura sfida i riti satanici pur di provare qualcosa nella sua vita. Ancora una volta gli elementi demoniaci ectonei che da qualche parte si devono trovare e che sono un rimedio meraviglioso, promettente, poi quanto mantenga non sappiamo, per Durtal non mantiene, che portano in qualche modo a rivisitare questi luoghi e a riempirli di desideri e di strategie. Quindi sono luoghi segnati dalla civiltà. È vero che appunto che sono monti, ma le nozioni, le prospettive sono tutte estremamente moderne. Anche la danza di cui si parlava prima è danza moderna, viene catalogata come danza moderna, che rifiuta il classico, ma che ha tutta una serie di strumenti teorici e pratici, però Astrid, legati in qualche modo a nuove forme di muscoli, nuove forme di piedi, nuove forme di fisicità femminile. Quindi, ancora una volta, nella forbice stretta tra Pollino e Dionisiaco, se posso usare questa abusatissima dicotomia, ovviamente entrambi molto stilizzati, civilizzati, si celebra un'umanità che vuole creare il suo sviluppo, lenire l'alienazione con un nuovo moralismo dell'immoralismo, definire percorsi paralleli a quelli delle città. E su questo io porrei una questione, come dire, sulla falsa libertà della libertà. È un vecchio tema, ma mi sembra che quando si parla di queste cose bisogna forse riflettere un attimo. Essere liberi in modo codificato vuol dire essere liberi o vuol dire essere accettare altre forme di codificazione? È un problema che pongo, non lo so risolvere, ma in Monte Verità è il problema, è un problema fondamentale. A Monte Verità però si celebra soprattutto in modo entusiasmante e, come dire, corrusco il materno. Nel 1861 uno dei padri del modello di Monte Verità, che è Bachofen, aveva sostenuto, il suo libro si chiama Das Mutterrecht, un libro diffusissimo, importante, importante per Nietzsche, importante per tutta la cultura tedesca di quegli anni, aveva sostenuto la presenza nella storia e quindi nell'anima dell'uomo, nella prospettiva bachofeniana, di un'era matriarcale, la chiama la poesia della storia, una ginecocrazia dionisiaca. È l'orientamento prevalente di una controcultura che punta alla riscoperta in questi termini di una madre terra, di una madre, di una grande terma, di acqua calda, di un mondo naturale in cui in qualche modo inabissarsi. Ed è un tema che torna potente tra le pieghe di Monte Verità. Torna soprattutto in Franziska zu Reventlow e soprattutto nel bel libro che Chiara Gianni dedica alla Franziska zu Reventlow, che va ad Ascona nel 1909, ed è uno dei pensieri fondamentali di Jung, elaborato negli anni successivi, presente a Ranos e sempre estremamente articolata, che riflettono in qualche modo su due temi fondamentali: la festa e la grande madre. In La Grande Madre è protettiva e minacciosa, la Grande Madre è come la civiltà e contro la civiltà, è manipolatoria, alienante come la civiltà, però può essere anche il richiamo ad un contenimento assoluto, totale, perfetto, come la libertà della natura, che sia vera o no, è un altro discorso di Monte Verità, prometteva. Quindi gli aspetti psicologici dell'archetipo della madre, il mondo sognante degli indiani, per citare alcune riflessioni di Jung che a questo riportano, sono in qualche modo padre e figlie dell'esperienza di Monte Verità, in cui si celebra in qualche modo quella che vuole essere una festa moderna della vita,
una festa che però non tende a portare avanti, ma tende finalmente a permettere all'essere umano provato dalla modernità, ma che vuole la modernità, che teorizza la modernità scappando dalla modernità, che vuole essere di nuovo accolto. Diceva Kereny che alla ricerca di una pace che unisce in sé intensità di vita e contemplazione, gli uomini riescono ad unirli anche quando l'intensità nella festa diventa sfrenatezza. Quindi tutto quello che avviene in Monte Verità, secondo me, è un rituale di ritorno all'indietro, a quei miti, a quello spirito e a quei sogni, in un mondo che incomincia a contestare non soltanto la razionalità della produzione e dello sviluppo, ma soprattutto il principio paterno rispetto a quello materno. Il compito è ancora più semplificato dal fatto di aver parlato dopo due mostri sacri della germanistica che per di più hanno focalizzato, direi, in maniera molto, molto perfetta tutte le costellazioni che animano questo Monte Verità, che è un monte che ha una sua verità che si trova proprio sul monte, quindi c'è tutta la simbolica delle vette e dell'ascesa al monte, e contemporaneamente però anche una simbolica sottostante della Grande Madre e dell'acqua. Mi è piaciuto molto questo riferimento, direi anzi che se dovessimo individuare due figure metaforiche che possano significare Monte Verità, potrebbero essere davvero la pietra e l'acqua e la loro interrelazione, perché poi in fondo mentre parlavate riflettevo anche sul fatto che la cultura tedesca di quest'epoca si edifica su delle dualità, su delle antinomie. Apollinio è dionisiaco, è una ricordata, Nietzsche, non c'è bisogno di tornarci. Un'altra fondamentale che attraversa tutto il pensiero politico dell'epoca è quello tra comunità e società, o comunità o società. La società è il luogo dello scambio commerciale, è il luogo delle relazioni imprenditoriali in senso lato, e la comunità invece è ciò che è più profondamente mio. Un grande sociologo della fine degli anni degli anni 80 dell'Ottocento, Ferdinand Tönnies, scrive appunto un libro che si chiama Gemeinschaft und Gesellschaft, comunità e società. E un altro grande, forse principale direi, un'altra grande antinomia, un'altra grande dualità tedesca è quella tra ginecocrazia, Mutterrecht, matriarcato, principio femminile e principio maschile. Al Mutterrecht di Bachofen e a tutte le sue derivazioni utopiche e simboliche si contrappone quello che viene chiamato il Männerbund, la lega maschile, che se pensiamo poi a tutte le configurazioni del posteriore e successivo nazismo, capiamo bene quanto valore poi anche a livello simbolico, politico e militare perfino ha avuto nella formazione della mentalità tedesca. Tutte queste antinomie che attraversano la cultura tedesca la costruiscono in forme appunto antinomiche, o comunità o società, o apollineo o dionisiaco, o maschile o femminile, attraversano anche Monte Verità, l'attraversano però in un senso molto più profondo e complesso. Giustamente Roberta ricordava il fatto che c'è una reazione alla modernità che è anche però contemporaneamente una sorta di risposta e di sfida alla modernità, una sorta di moderno antimoderno, se mi passate un po' l'espressione. Appunto, torniamo alle antinomie e al desiderio, al bisogno profondo di superarle, e queste antinomie che vanno superate sono appunto quelle che poi portano alla ricerca della verità su un monte che per di più ha già nel suo codice genetico iscritta la teosofia, perché è una fraternitas teosofica ticinese che acquista il monte Monescia e poi lo gira a questi personaggi molto curiosi, molto bislacchi, molto alternativi, che nell'anno 1900 si stabiliscono su Monte Verità e cominciano a costruire le casette di aria, no? Che ricordava anche Marino nella sua introduzione storico-spirituale, se mi basti l'espressione. Questi personaggi, su cui torno perché sono personaggi decisamente intriganti e interessanti,
hanno da un lato l'idea di costruire appunto una, come dire, un impianto teosofico, antroposofico, mistico, irrazionalista, vogliamo dirlo con Lukács, appunto, della breve storia, irrazionalista. Dall'altro però sono anche un po' imprenditori, sono anche uomini della Gesellschaft. Uno, il principale di quali, è questo Henry Oudenkooven, già ricordato, che è figlio di un industriale belga che ha un sacco di soldi e che pensa che questo sanatorio, che viene chiamato appunto sanatorio di per la cura vegetabilista, la definiscono, quindi si mangiano solo, non solo verdure e frutta, ma tutto crudo, senza sale, senza caffè, insomma. Su questo c'è un'ampia letteratura molto divertente, tra l'altro, di tutti i letterati Hess, Müsam, che vanno per come dire, rinnovare il loro corpo e il loro spirito e poi se ne vanno perché non ce la fanno più. Müsam lo chiama, non è un sanatorio, dice lui, ma un salatorio, si mangia solo un'insalata e non, io non ne posso più. E allora scende ad Ascona, va in un'osteria e si fa subito birra, salsicce e sigaro. E lo racconta, perché è esattamente questo poi il punto, no? L'antinomia si gioca anche su un piano dietetico. E questi, appunto, queste sei persone, anche loro sono attraversate da questa antinomia. Da un lato c'è Henry Oudenkooven che dice, beh, facciamo un sanatorio anche sul modello di Davos e della montagna magica incantata, cioè un albergo di lusso dove uno può rinfrancare il corpo e lo spirito. E dall'altro invece ci sono questi personaggi come August Grieser, detto Gusto, che è veramente un'alternativa, un hippie ante litteram, è un personaggio decisamente interessante, tant'è vero che devo citare qui, scusa, un passo da un saggio del numero, del volume. Gusto Grieser scrive una poesia che ha a che fare di nuovo con questa antinomia. È una poesia in forma di proclama, in realtà, una specie di manifesto. Regolare con le leggi la comunità? No, ragazzi, mai e poi mai. Disposizioni scompongono, rigidezze distruggono la comunità. Il corpo comunitario, come il nostro corpo, cresce quando le membra possono procurarsi tutto ciò di cui ha bisogno il corpo. In tal modo sorgerà un corpo di autentico ordine, che però vuole fare prescrizione una volta per tutte, si è chiamato prescrittore, ma non ordinatore. Anche qui, perfino in Gusto Grieser, che poi abbandonerà, anzi verrà cacciato da Monteverità, perché è un personaggio troppo dissidente, troppo sovversivo rispetto anche all'atteggiamento molto aperto e liberale, grazie, degli altri fondatori, perfino Gusto Grieser parla del problema del nuovo ordine, perché è vero quello che si diceva, no? Si vuole creare una nuova società, anzi una nuova comunità, con nuovi corpi e quindi anche nuovi spiriti. E i nuovi spiriti abitano corpi nuovi perché i corpi nuovi sono abitati da nuovi spiriti. Il corpo è spirituale e lo spirito è corporeo. E quindi anche qui di nuovo un superamento dell'antinomia. Perfino in Grieser però c'è il problema che ha buttato lì Roberta Scarelli, cioè il problema appunto della costruzione di un nuovo ordine nella libertà, dalla libertà, insieme alla libertà, oltre la libertà. Insomma, è un discorso, lo capite bene, estremamente complesso. E altrettanto complesso poi è tutta le strategie che si mettono in campo a Monteverità per organizzare un discorso complessivo che sia politico, culturale, spirituale, e quindi anche più o meno occultistico e allo stesso tempo anche politico, perché certamente entra in campo anche una vera e propria ideologia politica che voglio ricordare perché ha una sua presenza importante nella Svizzera ticinese e anche a Monteverità, cioè l'anarchismo. Il principe Bakunin viveva ad Ascona e lì aveva conosciuto altre baronesse, contesse, eccetera, eccetera. Non ha avuto molti rapporti con Monteverità, ma il poeta Müsam, che era un bohemien e un anarchico, si rifaceva esplicitamente a Bakunin. E anzi scrive in un suo saggio, che mi piace citare, scrive: Ascona mi sembra il luogo adatto per un esperimento assai più meritevole, anche se nuovo e forse un po' strano. Il numero di singolari individui già accorsivi, insieme con il carattere paziente e tollerante dei nativi, tra l'altro non è vero, i ticinesi guardavano con sommo scandalo a questi personaggi con i capelli lunghi, spesso nudi, che andavano in giro e quindi a volte
scendevano ad Ascona al mercato a comprare qualcosa e venivano appunto guardati con disprezzo, ma anche con nascosto interesse. Il numero di singolari individui già accorsi, insieme con il carattere paziente e tollerante dei nativi e al poco fastidio che le autorità del cantone recano agli abitanti, predestina Ascona a diventare un luogo di raccolta di gente che per il suo innato individualismo non riuscirà mai a integrarsi utilmente nella società capitalistica. Qui il tono sembra apparentemente negativo, ma in realtà è positivo. Vuol dire quelli che non riescono, che non debbono integrarsi nella società capitalistica, quelli che sono i personaggi costitutivamente refrattari all'ingresso nella società capitalistica, cioè gli anarchici, coloro che non hanno alcun principio né di natura economica, né di natura politica, né di natura religiosa e quindi neanche di natura spirituale, perché attraversano tutte queste categorie e le superano. Ma Musam era anche lo stesso che scriveva di nuovo della sua esperienza ad Ascona in questi termini. Scusate le citazioni, ma sembra che penso che siano utili per restituire un po' l'atmosfera. Dalla mattina alla sera masticavo allora mele, prugne, banane, fichi, noci, arachidi e noci di cocco. Era terribile e sentivo venir meno le mie forze. Tenni duro per 14 giorni, poi andai dal direttore e mi lamentai con lui che di questo passo sarei schiattato. Oh, disse, si tratta solo di una crisi per la quale passano necessariamente tutti. Ma, feci notare, se non supererò la crisi, se ci rimetto la pelle? Il signor Odenkover mi fissò con severità. Può darsi, ma in quel caso non sarà una grande perdita. Perché è chiaro che in quel caso, secondo Odenkover, chi non si sottrae alla dieta è destinato a essere sconfitto. Essere sconfitto non solo dalla dieta stessa, ma per così dire dalla storia. E grazie. Come dire, questi personaggi che costruiscono questo sanatorio, che è allo stesso tempo un punto di incontro di culture e ideologie diverse, di generi diversi, di modi diversi di vivere la comunità, è esso stesso poi attraversato da queste pulsioni contraddittorie. Un po' sanatorio alla Davo, alla Montagna Incantata, e un po' invece luogo alternativo di quella che con termini moderni potremmo chiamare la costruzione di una controcultura, di una cultura alternativa, in cui entrano in campo appunto la critica, la civilizzazione, le fantasie di redenzione e di costruzione dell'uomo nuovo, e contemporaneamente però una critica alla civilizzazione che è anche una proposta di una nuova e alternativa civilizzazione. E poi soprattutto le immagini del corpo che vengono proposte, anche questo è molto interessante, e nel libro ci sono diversi saggi non solo specifici su quella che viene chiamata la libera danza espressiva, che su Monte Verità viene particolarmente sviluppata, cioè la danza di un corpo finalmente liberato non solo dagli orpelli del tutù e dei canoni di dressage della danza classica, ma anche proprio dei vestiti, si può danzare nudi, perché no? Anzi, uno degli obiettivi della libera danza espressiva è proprio quella di proporre nuove posizioni del corpo maschile e femminile nello spazio che implicano anche una sua totale e radicale liberazione. E però accanto a questo ci sono anche delle fantasie che, insomma, i germanisti lo sanno bene, vengono chiamate völkisch, cioè delle fantasie legate a un'idea mistica del popolo, che è un'idea spesso a sfondo razziale, che sono un bacino di coltura, un terreno di coltura di quello che poi sarà naturalmente l'ideologia nazionalsocialista. E anche questo si trova cioè a Monte Verità, proprio perché Monte Verità è un incrocio non solo di acqua e pietra, non solo di principi contrapposti, ma anche di idee che si incrociano e che cercano una loro sintesi molto originale, sicuramente azzardata e anche in parte fallita, perché poi Monte Verità con gli anni 20 e più ancora con gli anni 30 decade, viene dimenticato, diventa un albergo e poi viene abbandonato anche l'albergo e viene riscoperto solo nel 1978, che è una data appunto significativa, interessante, perché è un po' il punto terminale del 78 del movimento del 68, quindi di nuovo della controcultura alternativa degli anni 60, che riscopre Monte Verità attraverso uno storico dell'arte svizzero, no, era tedesco, Harald Seemann, che nel 78 organizza appunto una mostra a Monte Verità che si chiama Le mammelle della verità, topografia sacrale moderna. Per Seemann era profondamente convinto non solo che
Monte Verità era tutto quello che vi ho detto adesso, finora, ma era anche un, come dire, un luogo forte, un luogo in senso, nel senso della scienza sacra di Genon, un luogo carico di energie occulte, tant'è vero che Seman aveva alimentato questo mito per cui aveva chiesto ad Alitalia, a Swissair, se è vero che gli aerei non sorvolavano Ascona perché le loro strumentazioni venivano disturbate dalle energie sotterranee che promanavano da Monte Verità. È interessante perché indice anche del fatto che è Seman che nel 78, cioè 78 anni dopo la fondazione di Monte Verità, alimenta un nuovo mito, quello di una topografia sacrale, cioè dell'individuazione di un genius loci che abita Monte Verità e abita anche tutti gli altri monti, no? Perché anche Jung a Eranos nelle sue incontri posiziona una pietra che è dedicata al genio, al dio ignoto. È un genius loci che è anche un genius temporis, cioè un genio del luogo che è anche un genio del tempo, proprio perché i tempi si incrociano a Monte Verità, non solo gli spazi e le idee. E ci sono tante, ci sarebbero tante singoli episodi da ricordare, per questo vi invito a leggere il libro, perché raccontano non solo della danza, ma anche della letteratura, delle avanguardie, del rapporto con la politica e con le idee del tempo e anche con l'occultismo, perché nell'estate del 1917, e su questo direi che chiudo, viene fatto un congresso che viene chiamato Congresso Nazionale per la Ricostruzione della Società su Basi Cooperative, o addirittura in francese viene chiamato, perché ha due titoli, uno in inglese che è quello che vi ho appena tradotto, e un altro invece Congresso Cooperativo Nazionale della Confraternita degli Illuminati Ermetici. È un congresso di Lordo Templi Orientis, che è appunto un'associazione, un'associazione occultistica abbastanza nota, che nel 17 forse era meno nota, che però chiama a raccolta tutti coloro che sono anazionali, cioè al di là dei confini, e ricordo siamo nell'estate del 1917, quindi in furia la guerra in tutta Europa, tranne che in Svizzera. E questo congresso si tiene proprio a Monte Verità, e nell'ambito di questo congresso si fanno incontri, si mangia frutta e verdura, va da sé, non si beve il caffè, e sì, però il teorico della libera danza espressiva, che si chiama Rudolf Laban, che era un personaggio ungherese che millantava origini nobiliari, ma che non le aveva, però era un genio della nuova danza, organizza perfino una performance, una danza recitata, narrata, cantata e musicata che dura tutta la notte, che è chiusa da un inno al sole. Quindi chiudiamo il discorso anche qui su un'altra dualità, il giorno e la notte, che simbolicamente trovano il loro collegamento proprio in questa performance di Laban. Grazie. Un po' di tempo per qualche domanda. Ma niente, dai, lui mi spinge perché questo è un argomento che io ho lungamente amato e apprezzato e sul quale ho lavorato, però da un punto di vista più psicologico e femminile. Cioè, credo che molto di quello che è stato detto è perfetto, cioè nel senso, però appunto direi che sull'esperienza di Monte Verità la cosa più sconvolgente sono i corpi delle donne, più che i corpi in generale. Sono i corpi delle donne che per la prima volta parlano, e parlano a un Novecento che in qualche modo le ha viste isteriche prima e adesso le vede finalmente, ed è, e credo che questo è, però sono anche i corpi della tragedia, perché in realtà mentre si parla del libero amore, le donne sono quelle che pagheranno il prezzo più duro, perché
rimanendo incinta, non essendoci come poi finalmente è successo, certo. Rimanevano poi schiave dei doveri femminili con tutti questi figli che andavano appresso e si impoverivano. Quindi ci sono anche dei suicidi onorevoli tra le donne, e accanto al fondatore ricco che compra tutta la terra e che ha un po' uno spirito più imprenditoriale, c'è di Ida Hoffman, che in qualche modo è lo spirito di quel posto, perché riesce a mettere insieme gli anarchici e le persone, cioè ha una capacità. Ed è capacità. Quella che poi scrive un libro. Esatto, è l'unica che scrive. E poi va, eccetera. E ha queste grandi idee, dà i nomi alle casette, cioè è proprio, no, nello spirito della grande madre. Sì, non sì, a caso sì. Poi Eranos, che viene poi fondata, sarà un'altra donna. Cioè c'è anche questo spirito femminile che secondo me è dirompente nel Novecento, e che, se vogliamo, rispetto a, vedo che c'è quella figura lì, però ci sono tutte delle immagini, no, che voi conoscerete benissimo, che sembrano quelle del 77 in realtà, che del 68, cioè di una dimensione che ritorna, non a caso nel 78 c'è questa cosa. Però vi volevo veramente ringraziare, è molto interessante questo punto di vista, grazie. Comunque volevo dire forse solo una cosa. Io penso che la liberazione femminile è permessa perché mitizzata a Monteverità. Cioè c'è un mito legato a questo, perché non avviene soltanto perché alcune donne lo impongono in nome, come dire, di una tradizione altra, insomma, di una dimensione legata appunto, secondo me, molto alla terra. Quindi nel momento in cui diventano mito, le donne possono anche permettersi di porre delle loro prerogative femminili in gioco. Senza essere mito non ce la fanno, penso. Diciamo che io lo vedo collegato al mito dell'anima che sta attraversando tutta l'Europa, cioè sta nascendo la psicanalisi. Cioè, quindi c'è quell'inquietudine e l'anima viene incarnata da queste pensatrici. Cioè, parallelamente, no, a Parigi ci sono quelle che escono dall'ospedale Saint-Péter che diventano le danzatrici del Moulin Rouge. Cioè, è lo stesso movimento fisico, no? Poi Mary Wigman, che è una dea assoluta, cioè incarnerà in maniera meno splendente quella di oscura, no? Cioè, questa danza che tra l'altro si trova, per chiunque la vuole vedere, la danza della strega si trova su YouTube, ed è fantastica, cioè dà un senso dell'oscurità dell'anima femminile. Io penso che c'è il rapporto storico indubbiamente con la psicoanalisi e col tema del corpo, perché poi nel 1895, quando escono gli studi sull'isteria, si parte da lì. Però, per così dire, non so se tu sei d'accordo, questo episodio di Monteverità, che poi si dilunga per non molti anni, ma secondo me è in una connessione enantiodromica con la psicoanalisi, nel senso che la psicoanalisi in realtà, soprattutto quella freudiana, nasce cercando di dare una copertura, adesso per usare le categorie che la professoressa ha così utilizzato, stigmatizzando allo stesso tempo, perché spesso un po' caricaturali, di Apollinio dionisiaco, indubbiamente la psicoanalisi prende del materiale dionisiaco ma cerca di dare un contenimento Apollinio. E forse Monteverità è questo tipo di esperienza, come tu l'hai ben fatta vedere, invece è come un residuo che non è stato ingabbiato, no? È il residuo dionisiaco che si è liberato di quel contenitore che è Freud e gli altri, e in parte anche lo stesso Jung, che pure era più vicino a tutto questo, avevano lasciato correre perché non riuscivano a metterlo dentro una valigia apollinea, no? Sì, ecco, detto adesso un po'. Sì,
sì, beh, c'è Otto Gross che vuole fondare la sua, e poi finirà suicida anche lui, come quegli altri personaggi, però è l'unico che viene dalla psichiatria, cioè vuole fondare questo nuovo mondo. Vabbè, una volta possiamo parlarne per ora. Sì, figura incredibile. Anzi, facciamolo, vediamoci una volta. Pochi argomenti più interessanti di quelli, io l'adoro, per cui anzi, diamoci i numeri di telefono, faccio un piatto di pasta e ci vediamo. Beh, senza sale. Vegetariano. Senza sale. Pasta cruda. Tra l'altro una cosa strana, dopo il 78 c'è questa ripresa con la famosa mostra che hai citato, ma che continua, perché ogni anno, ad esempio quest'anno, la Società Teosofica il 20 marzo, se vi interessa, celebra il suo annuale convegno ad Ascona, Monte Verità, mentre dal 73, mi sembra, c'è una specie di festival, eventi letterari, ogni anno dedicato a un tema utopico. Quest'anno è, dal titolo di Dickens, Grandi Speranze, di cui abbiamo bisogno. Grazie. Sì, magari dico anch'io a proposito di questo, perché adesso Monte Verità esiste come grande centro congressi internazionale, molto elegante, però che ha sempre questa allure molto spartana, no? Io sono stato due volte a Monte Verità e ho fatto due congressi, in uno dei quali era stato organizzato non solo uno spettacolo dadaista, diciamo così, ma anche una sauna in una tenda di feltro, quindi siamo stati veramente Monte Verità alla fine, proprio perché in fondo Monte Verità tuttora, con tutti gli addentellati che viviamo adesso, tuttora continua a vivere di questa atmosfera un po' diadica, no? Che attraversa vari mondi. Comunque è interessante quello che dicevi, ovvero che alcuni esponenti, tra cui Fidus, alcuni esponenti con il culto del sole, del nudo, eccetera, poi finiscono nel razzismo. Sì, sì. E diventa una delle, come dire, degli elementi portanti dell'ideologia nazista, insomma. Beh, quindi, la stessa Mary Whitman, ricordata, stare, organizza uno, viene incaricata dal partito di organizzare le coreografie per le Olimpiadi del 36. No, ma quelle del 36. Quella sì, quella, certo, c'è un rapporto ambiguissimo con il partito. Volevi dire qualcosa? Ah no, che ti volevo solo dire che lui è andato a essere del partito Unità Socialdemocratica. Ah, prende, è vero, giusto, non lo ricordo. E poi si avvicina della USPD. Quindi voglio dire. Sì, quindi si avvicina. Vabbè, certo, perché lì ci sono quelle tecniche. Perché comunque c'era tutto, fondo, perché ad esempio insomma, i socialdemocratici, Bebel, si rega a Monte Verità, addirittura si parla che forse Trotsky è andato a Monte Verità. Quindi insomma c'era di tutto. Con Lenin a cavare E poi c'era il tuo Hugo Ball, Hans Harpe, cioè tutto il filone dadaista. Certo, sì, anche quello. Vabbè. Ci sono altre domande? Allora, io ringrazio i nostri bravissimi relatori di questa sera, Roberta Scarelli, Marino Freschi, Gabriele Guerra. Grazie.